struttura, centimetri forza, sicuramente più qualità. Con l'arrivo di Arrigoni, l'ultimo giorno di mercato di De Sena e Tabanelli, centrocampo rifatto ex novo. Ora il riscontro del campo, Pescara Regina è già il primo snodo, soprattutto uno scontro diretto da non fallire. Breda confermerà il 4-3-2-1 adottato a Verona. Senti, Galano e Memuscei torna a disposizione dopo la maxi squalifica Gennaro Scognamiglio. Ecco il probabile 11. Fiorillo tre pali, Balzano, Sorensen, Bocchetti e Masciangelo a comporre il reparto arretrato. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia, Mezzeali, De Sena al debutto assoluto e Rigoni. Sulla tre quarti Maestro e Macin a supporto di Odgaard. Breda. Credo che questo segnale dato da società sia subito molto chiaro. Adesso sta a noi, sta a me e sta ai ragazzi, perché il mantenimento della categoria è una cosa fondamentale. È una mia filosofia di dire che sono responsabile sempre, di sentirmi responsabile. Però preferisco sentirmi responsabile con un gruppo che sarà forzato rispetto che con uno. Quindi non la vedo come un problema, la vedo come... Poi oggi devo fare risultati e devo sbagliare il meno possibile. Tante volte dietro la parola affidabile si cerca il nome, però non è detto che sia sempre così. Secondo me sono arrivati due attaccanti forti, perché Odegaard ha già dimostrato nella partita di Verona che ha delle qualità. Giannetti lo conosco e secondo me è un ragazzo che può darci una grande mano, e quindi secondo me ci siamo rinforzati anche là davanti. Domani è dura, che indovinate la formazione. Ah, è dura? Che... domani sì. Posso dire una cosa? Non è che dovete indovinarla voi domani, devo indovinarla io domani la formazione. Ah, questa non è male, questa mi piace. Mister, io volevo rimettere un po' a posto le cose, perché poi i numeri non mentono mai. Lei ha fatto in 8 partite 12 punti e secondo me ha fatto un grande lavoro per quello che ha trovato. Le volevo chiedere che cosa è successo nelle ultime 3, fatta eccezione probabilmente per l'ultima in cui la squadra ha giocato bene, insomma il risultato è piuttosto bugiardo, e magari anche la prima delle 3, perché con la Cremonese insomma non aveva nessuno lì dietro, si è dovuto inventare Valdifiori centrale, però ci sono state 3 sconfitte. Sì, avevamo e dobbiamo dimostrare di non avere una fragilità di fondo dovuta anche all'inizio di stagione, perché credo che appunto il primo periodo mio sia stato anche cavalcato da questo grande entusiasmo. Poi può essere che a volte ti vengano dei fantasmi, perché perdere in casa col Cremonese, sono d'accordo con una situazione molto particolare, perché tu avevi sia una difesa 5 sia col terzo, ma anche il quinto, perché Nogà fece una grande partita ma non ha mai fatto il quinto, o poco, e quindi sì, è completamente snaturata, e da là magari un pochino hai perso un pochino con entusiasmo e ti sono tornati un pochino qualche fantasma in più. Cosa è che adesso è importante? È importante appunto capire che si riparte con un nuovo gruppo, mettendo gli obiettivi giusti al gruppo, nel senso che è un gruppo secondo me che può tornare a fare quel tipo di media che abbiamo fatto appunto per 8 partite. È una gara che il Pescara deve provare a vincere senza rischiare di perderla, insomma, in sintesi. A quello sempre, e a maggiore ragione questo devi ancora di più provarla a vincere, però logicamente che poi l'equilibrio è una componente fondamentale. Squadre che vanno all'arrembaggio rischiano, noi dobbiamo fare la partita giusta con la grande determinazione, che non vuol dire essere sbilanciati. La voglia di vincere non dipende da quante punte hai, ma da come interpreti quello che ti capita in campo. La Regina è un'altra squadra che si è rinforzata, secondo me è un mercato molto funzionale, ed è una squadra che appunto, partendo anche dal mercato che aveva fatto quest'estate, è una, secondo me è una squadra che ma tutti un po' dietro, secondo me, quasi tutti si sono rinforzati, e quindi a maggior ragione la battaglia diventa ancora più tosta. Su Reggio, se dal punto di vista del calciatore devo tutto a Salerno, dal punto di vista di allenatore, se non c'è la Regina non avrei fatto sto mestiere, perché mi hanno proprio chiamato loro quando era un momento che non allenavo neanche, mi hanno dato l'opportunità di impararlo anche sto mestiere, facendo prima 3 anni a Primavera e poi anche dopo dandomi la prima squadra in 2 occasioni, quindi logico che veramente sono molto legato a quella piazza e alle persone che in quel momento mi hanno dato questa opportunità, anche se quelle persone non ci sono più, perché uno era Foti, presidente, e uno era Giacchetta, direttore sportivo, e appunto senza di loro non avrei fatto questo mestiere.